Il micro 4 terzi è il primo e unico formato pensato esclusivamente per l'epoca digitale. Non esistevano macchine micro 4 terzi prima dell'avvento del digitale, è stato studiato apposta per quello. Mentre tutti gli altri formati più comuni come il full frame, l'APS, il medio formato esistevano ed erano molto diffusi prima dell'avvento del digitale, il micro 4 terzi non esisteva nemmeno. La prima macchina micro 4 terzi l'ho comprata nel lontano 2008 e me la sono portata in giro per il pianeta. Mi ha dato delle grandi soddisfazioni, è venuta sempre con me, discretamente, silenziosamente e producendo delle immagini di tutto rispetto. Quindi sono particolarmente innamorato di questo sistema. Il micro 4 terzi è stato sviluppato appunto per l'era digitale per sfruttare pregi e difetti dell'era digitale. Quindi hanno pensato di ridurre la superficie del sensore sfruttando proprio questa maggiore sensibilità dei sensori digitali rispetto alle pellicole. E in effetti il discorso fila, perché nessuno pensava che ci fosse bisogno di scattare a 25.600 ISO con le macchine fotografiche. Si pensava che un massimo di 3.200-6.400 ISO fosse già abbastanza, se non troppo, per tutti gli utilizzi fotografici o per la maggior parte degli utilizzi fotografici. Invece si è visto che un po' per marketing, un po' perché le esigenze sono mutate, un po' perché c'è la possibilità di farlo, ormai i fotografi si spingono a scattare a 12.000-25.000 ISO e questa cosa qua a volte serve. Quindi il full frame ha un vantaggio da questo punto di vista e sicuramente ha preso mercato anche per questo motivo qua. Dall'altro lato abbiamo la concorrenza degli smartphone che grazie alla computational photography hanno ormai una qualità dell'immagine che si avvicina sempre di più a quella dei sensori più grandi come il micro 4 terzi o addirittura il full frame. Diciamo che anche in questo caso il full frame si trova avvantaggiato perché ha una superficie maggiore e quindi è più difficile raggiungere gli stessi risultati del full frame con un sensore piccolo come quello degli smartphone, ma a raggiungere la qualità invece del micro 4 terzi ci vuole un po' meno e quindi da questo punto di vista il micro 4 terzi soffre di più della concorrenza degli smartphone, anche se ancora gli smartphone non sono arrivati al livello dei sensori micro 4 terzi, ma ci si avvicinano più di quanto si possano mai avvicinare ad un full frame. Quindi, nonostante il mio amore immenso per il micro 4 terzi, una certa preoccupazione per il futuro di questo formato esiste. Preoccupazione che tra l'altro è corroborata anche dai recenti avvenimenti, cioè abbiamo visto nel mercato uno sviluppo lento, non velocissimo dei sensori full frame, ma nessuno sviluppo per quanto riguarda i sensori micro 4 terzi. Nel full frame abbiamo visto che recentemente sono uscite delle macchine con i sensori stacked che offrono dei vantaggi per quanto riguarda la velocità di lettura del sensore e quindi addirittura si è arrivati a produrre delle macchine senza otturatore sfruttando appunto la velocità di lettura del sensore stacked. Per quanto riguarda invece i sensori micro 4 terzi non abbiamo visto dei sensori nuovi negli ultimi anni. Sono almeno 4 anni che non vediamo un sensore totalmente nuovo per il micro 4 terzi. Ci sono degli annunci da parte di Panasonic soprattutto che dice di star sviluppando un sensore che chiama organico, organic in inglese che in italiano si tradurrebbe biologico, ma non so un sensore biologico che senso potrebbe avere, neanche biodinamico, non lo so cosa può significare sensore organico nella mente degli ingegneri, perché io non entro mai nella mente degli ingegneri e dei marketer che chiamano questi sensori organic. Diciamo solamente che questo sensore organic dovrebbe avere una gamma dinamica pazzesca superando addirittura quella degli attuali sensori full frame. Il problema principale che ha trovato Panasonic nello sviluppo di questo sensore organic è stato il surriscaldamento. Non lo so se negli anni sono riusciti a risolvere questo problema. Di fatto non abbiamo degli annunci seri. Abbiamo avuto di recente degli annunci che parlano un continuo sviluppo di questa tecnologia, ma niente di concreto. Olympus ha annunciato di recente che sta sviluppando una wow camera, cioè una macchina che ti farà dire wow. Non sappiamo in che modo ti farà dire wow, potrebbe uscire fuori una delusione totale, o per meglio dire una c***a
pazzesca, come ha fatto Pentax qualche anno fa con le macchinine colorate con le skin intercambiabili. Io spero vivamente che non si tratti di una cosa del genere. Diciamo che mi incazzerei parecchio se fosse una cosa del genere, ma potrebbe anche essere, perché il marketing segue strade che noi umani non possiamo neanche immaginare. Quindi questa wow camera potrebbe essere di tutto. Io spero sinceramente che si tratti anche di un nuovo sensore, di una nuova tecnologia, che sia un sensore nuovo, che sia un sensore stacked almeno, se non addirittura più avanzato ancora degli stacked. Spero che le nuove macchine micro 4 terzi abbiano anche una tecnologia di computational photography per mantenere quantomeno la concorrenza con gli smartphone che avanza. Ma il vantaggio principale secondo me del micro 4 terzi è stato sempre negli obiettivi, non tanto nel corpo macchina e non tanto nel sensore. Infatti il sensore sappiamo benissimo che rispetto al full frame ha degli svantaggi. Per quanto riguarda gli obiettivi invece il vantaggio del micro 4 terzi è notevole. Infatti si riescono a produrre degli obiettivi dalla qualità mostruosa in uno spazio e un peso che il full frame se lo sogna. Non so chi di voi ha mai usato gli obiettivi Olympus della serie Pro, come per esempio il 714 2.8 Pro, il 40-150 2.8 Pro. Sono degli obiettivi veramente pazzeschi, che per avere un equivalente in formato full frame dobbiamo andare a spendere il triplo e a portarci dietro il triplo di peso. Ma veniamo alle buone notizie. Le buone notizie sono degli annunci che per ora non si sono concretizzati, ma comunque è meglio avere qualche annuncio che non avere assolutamente nulla, sia della wow camera di Olympus che della famosissima Panasonic GH6, che doveva arrivare nella migliore delle ipotesi 2 anni fa, nella peggiore l'anno scorso. È tutto slittato, si è tutto rimandato. Secondo me Panasonic sta appunto aspettando di avere qualcosa di veramente interessante da mettere nel comparto sensore, quindi sta aspettando di avere un sensore veramente differente da quello presente nelle ultime uscite, che sono GH5 II, GH5S, eccetera eccetera. Panasonic secondo me sta aspettando di avere qualcosa di forte lì, qualcosa di forte che non dovrà essere soltanto qualcosa di forte dal punto di vista della qualità dell'immagine, quindi sensori stacked o computational photography, ma dovrà essere anche forte dal punto di vista dell'autofocus. Perché Panasonic, ricordiamolo, oltre ad avere questo svantaggio nel micro 4 terzi inerente proprio al formato stesso del micro 4 terzi, ha avuto e si porta dietro anche lo svantaggio di aver scommesso su una tecnologia di autofocus basata esclusivamente sul contrasto e non sulla rilevazione di fase come hanno fatto tutti gli altri. Questo ha portato Panasonic ad avere dei limiti anche dal punto di vista dell'autofocus. L'autofocus a contrasto infatti è velocissimo per quanto riguarda la messa a fuoco singola. Avendoli provati tutti i sistemi, vi posso dire che quello di Panasonic del micro 4 terzi, sto parlando in particolare della G9, è l'autofocus più veloce che io abbia mai provato per quanto riguarda la messa a fuoco singola, e credo che sia ancora il più veloce, ma ha un problema per quanto riguarda l'autofocus continuo. Infatti ha problemi a seguire i soggetti in movimento senza sfarfallare. Questo è il difetto principale dell'autofocus di Panasonic: lo sfarfallio continuo nei soggetti e soprattutto nello sfondo. Panasonic ci ha detto varie volte che l'autofocus a contrasto è in grado di sopperire a questo problema e ci ha promesso in tutte le sue uscite che l'autofocus sarebbe migliorato da questo punto di vista. E attenzione, è anche migliorato, cioè questo problema dello sfarfallio è andato sempre un pochino a scemare, ci sono stati dei miglioramenti, ma non c'è stata mai una risoluzione definitiva, non siamo mai arrivati al livello dell'autofocus continuo nei sistemi a rilevazione di fase come quello di Sony, come quello di Nikon, come quello di Canon e come quello anche di Olympus, che utilizza un sistema ibrido di messa a fuoco a contrasto e a rilevazione di fase. Un'altra buona notizia viene dall'uscita recente del OM 20mm f1.4. Intanto scusatemi se in tutta questa puntata ho chiamato Olympus col nome di Olympus. Per me sarà molto difficile abituarmi al nuovo nome OM System, perché è da quando avevo 6 anni che maneggio macchine Olympus. OM è stata la linea professionale delle macchine Olympus e per me credo che rimarrà Olympus ancora per qualche anno, fin quando almeno Olympus non mi denuncia. Allora lì magari mi tolgo il vizio.
Il nome nuovo delle macchine fotografiche Olympus è OM System, perché il settore fotocamere della Olympus ha proprio cambiato proprietario. Il nuovo proprietario, che non mi scomodo a pronunciare, del settore camere Olympus, ha chiamato il nuovo brand OM System, un po' per chiamare la famosissima linea OM dell'Olympus e un po' per distaccarsi invece dal vecchio proprietario Olympus. Quindi ha fatto questo ibrido OM System, che vuole mantenere i vecchi consumatori Olympus e dall'altro lato si vuole distaccare, anche perché lo deve fare per motivi legali, dal vecchio marchio Olympus. OM System recentemente è uscita con un obiettivo importante, il 20mm f1.4. Questo obiettivo è importantissimo perché non solo è un obiettivo a quanto pare eccezionale dalle dimensioni ridottissime, che quindi ribadisce il vantaggio del micro 4 terzi rispetto al full frame, ma è anche un segnale importante per tutti i consumatori in micro 4 terzi. È un segnale che dice: rimanete qui con noi perché stiamo continuando a lavorare, stiamo continuando a creare dei prodotti. Però attenzione, questo obiettivo per uscire quest'anno sicuramente sarà stato sviluppato qualche anno fa, quando il brand si chiamava ancora Olympus, quando la divisione fotocamera dell'Olympus non era ancora stata venduta. Ci piacerebbe invece vedere degli sviluppi nuovi, ci piacerebbe vedere degli annunci di obiettivi dal design totalmente nuovo, per vedere che intenzioni ha OM System, in quale direzione si sta muovendo OM System. Ci piacerebbe vedere dei rendering almeno di fotocamere nuove, con tecnologie nuove veramente da wow, e non soltanto per delle marchette come possono essere le skin colorate che ha fatto qualcuno, ma anche e soprattutto degli effetti wow sostanziali, quindi riguardanti la qualità dell'immagine, la computational photography e nuove tecnologie di sensore, sensore stacked, sensore organic, chiamatelo come volete. Vogliamo vedere dei sensori nuovi nel micro 4 terzi, altrimenti, signori miei, questo sistema lo possiamo anche iniziare a salutare con la manina. Ciao ciao.